E adesso in Piazza Grande parliamo di qualità della vita. Se pensate di cambiare città, ecco, cercate almeno di scegliere quella della quale la qualità della vita risulta essere migliore rispetto ad altre, almeno secondo una recente ricerca. Buongiorno alla dottoressa Katia Ventura, direttrice del Centro Studio Sintesi, che ha realizzato questo studio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, devo dire, intanto, detto fra noi, mi fa piacere apprendere che la palma del borgo più felice d'Italia sia andato a un paese in provincia di Bolzano, che è la mia città, che è Brunico. E siamo dunque in Valpusteria, montagne. Quindi lei ci conferma che là si vive bene. Sì, confermo. Montagne meravigliose, 15.000 abitanti, aria buona e vita sehr langsam, no? Molto lenta, molto tranquilla. Beh, senz'altro, ma anche se questi sono solo alcuni dei parametri che noi abbiamo preso in considerazione, in realtà la qualità della vita attiene anche ad elementi legati proprio al welfare che da quei comuni in qualche modo si può ricavare, quindi a un proprio benessere anche di comunità che si respira, a quelli che possono essere i rapporti sociali che si sviluppano. Delle volte magari una comunità montana viene associata ad una comunità chiusa, certo. In realtà scopriamo che non è così. A quelli che sono i livelli dell'istruzione e della cultura, intesi non soltanto nel senso di qualità della scuola, ma anche di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni culturali e dell'offerta ovviamente culturale che viene messa a disposizione. Ecco, a ruota, dopo Brunico, seguono Vipiteno, dunque un'altra piccola meraviglia altoatesina, e poi c'è Sirmione. Qua siamo sul lago di Garda, nel Bresciano, questa lingua di terra nel lago, molto affascinante e piena di storia. C'è molto nord in questa classifica, poco centro, e il sud non c'è praticamente. Questo indubbiamente è vero, nel senso non lo scopriamo noi, credo sia una realtà di fatto che comunque quelle che possono essere delle condizioni di vita complessive al sud ancora oggi riscontrano delle situazioni di carattere soprattutto occupazionale, quindi legate anche alla ricchezza complessiva dei cittadini di queste comunità che rispetto ad altre aree del paese ovviamente si vedono in forte svantaggio. In realtà è vero che c'è una grande distinzione tra nord, centro e sud. All'interno dei borghi c'è anche molta, come la definisco io, macchia di leopardo, nel senso che poi ci sono delle realtà comunque se non di eccellenza, ma sicuramente dove si vive bene anche al sud, ci sono delle realtà comunque anche in difficoltà o con degli elementi così di criticità anche al nord. Ecco, diciamo che forse al nord questi elementi di criticità si concentrano su alcuni settori specifici che possono magari essere quelli legati ai rapporti sociali piuttosto che all'ambiente. Quindi forse condizioni di vita sicuramente importanti, ma che passano in secondo piano rispetto a quello che magari sono cose più materiali come l'aspetto anche economico, le disponibilità economiche con cui si vive. Dottoressa Ventura, un'ultima domanda per chiudere il cerchio. Insomma, qual è l'elemento che fa la differenza? Beh, purtroppo, e dispiace dirlo ancora oggi, fa la differenza ovviamente il tenore di vita, quindi la disponibilità di risorse economiche dei cittadini, ma le dico anche delle pubbliche amministrazioni. Certo. Non è un caso che i primi due comuni della nostra classifica siano due comuni che comunque rientrano all'interno di una provincia autonoma. Che ha la disponibilità di tenere presso di sé le risorse, però attenzione, non è condizio sine qua non, non basta avere le risorse, bisogna anche saperle spendere bene, quindi merito di questi comuni è anche di saper reinvestire le risorse di cui possono disporre per non solo tenere elevata la qualità della vita dei loro territori, ma anche alimentare ulteriormente la produzione di ricchezza, perché certo, chiaramente se lì si vive bene, lì si produce anche meglio, si pagano tra virgolette più volentieri le tasse, e di conseguenza i comuni continuano ad avere risorse per, diciamo, creare questo circolo vizioso positivo. Speriamo che ci sentano gli amministratori delle altre regioni, delle altre province italiane. Grazie. Speriamo. A Katia Ventura, la dottoressa Katia Ventura, direttrice del Centro Studi Sintesi. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a tutti voi e buona giornata.